Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming su rete8.it. Nella nostra settimanale trasmissione dedicata al Covid, questa sera parleremo di quanto è rischiosa la pandemia per coloro che hanno un tumore del sangue. Nello specifico, questa sera ci occuperemo di chi è affetto da linfoma. Pazienti fragili che rischiano tanto, tantissimo, per due ordini di motivi: vuoi per le conseguenze dirette del virus e vuoi anche perché sono maggiormente a rischio di complicanze, hanno maggiori possibilità di rischio per complicanze anche severe. Naturalmente non potremo non trattare anche il ruolo che svolgono i vaccini anti-Covid per quanto riguarda queste patologie. Ci dirà tutto la nostra graditissima ospite, che tra l'altro sarà a vostra disposizione fino alle 22:30 per rispondere alle vostre domande attraverso le telefonate o le mail. E allora, buonasera e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Elsa Pennese. Buonasera, Buonasera. buonasera. Sta bene? Ha avuto una giornata pesante? Ma diciamo che siamo riusciti ad arrivare in forma a questo È appuntamento. più preoccupata della trasmissione? Sicuramente sì, perché insomma è la mia prima esperienza, quindi spero di far bene. Alle 22:30 mi dirà e mi darà ragione che sarà andato tutto benissimo. Me lo auguro. Dottoressa Elsa Pennese, dirigente medico, unità operativa semplice dipartimentale, centro diagnosi e terapia linfomi della ASL di Pescara. Tanto le chiedo, dottoressa, com'è strutturato operativamente il vostro reparto? Allora, l'unità operativa semplice dipartimentale è appunto una delle unità operative che si trovano all'interno del dipartimento onco-ematologico dell'Ospedale Civile di Pescara e noi siamo all'interno del Day Hospital ematologico, quindi ci sono attualmente due ambulatori che si dedicano ai linfomi, uno dedicato prevalentemente ai linfomi aggressivi e l'altro invece che si prende carico dei linfomi cosiddetti indolenti. Mediamente quante persone assistete? Mediamente vediamo tra i 25 e i 30 pazienti giornalmente, almeno la metà di questi pazienti è in trattamento attivo, quindi segue una immunochemioterapia, Sì. l'altra metà dei casi in parte segue una terapia con farmaci sostanzialmente orali, quindi Sì. a domicilio, e l'altra parte invece, per l'altra parte si tratta invece di pazienti che vengono a fare i controlli periodici. Questo è il lavoro quotidiano. Sì. Quanti pazienti assistete con il Ma vostro reparto? diciamo che nel Day Hospital ematologico di Pescara giornalmente afferiscono circa 100 pazienti. Questo cercando di coprire appunto tutte le patologie Anche da fuori ematologiche, regione, dottoressa? anche da fuori regione, in una certa misura sì, anche da fuori regione, soprattutto dal Molise, che è insomma una regione dalla quale riceviamo molti pazienti. Lavoro. Sì, decisamente. Senta, lei è in possesso di alta specialità, diagnosi e trattamento linfomi aggressivi. Sì, Che vuol sì, sì. dire E nello vuol specifico? dire che io mi occupo appunto in dettaglio di questi linfomi che appunto come dice il termine stesso hanno delle caratteristiche di aggressività e per i quali quindi la tempestività nella diagnosi, nella terapia sono assolutamente fondamentali. È un master, è una specialistica, è un È un incarico, importante. diciamo che sì, viene riconosciuto sulla scorta di un percorso professionale e di formazione che un medico acquisisce nel corso degli anni. Complimenti. Le ultime domande, naturalmente poi con la dottoressa Pennese nel corso della trasmissione entreremo nel merito anche di come il reparto ha affrontato la pandemia, come sono stati assistiti i pazienti, se ci sono state magari interruzioni di cura, rallentamenti, eccetera, eccetera. Però prima le voglio ancora chiedere, così lo chiedo ogni settimana ai miei ospiti, previsione su quando migliorerà la situazione, visto che insomma, la vaccinazione Sì, adesso sta procedendo abbastanza sicuramente speditamente, la vaccinazione in sta generale, non procedendo, solo nel suo campo. forse non abbastanza speditamente, quindi dobbiamo ancora arrivare a vaccinare
una importante sì. fetta Però di pazienti. C'è stata un'accelerata anche. Dai, nelle ultime sicuramente settimane. Sicuramente sì, quindi la pressione sulle terapie intensive sicuramente sta scemando, anche per quanto riguarda gli altri reparti, insomma, si assiste via via a una normalizzazione che è però piuttosto lenta. Lenta. Ancora. Sì. Prospettive, previsioni? Ah, questo è difficile, difficile poterle fare. Insomma, speriamo almeno che dopo l'estate ci possa essere una maggiore tranquillità. Non si sbilancia perché ha lasciato a casa la sfera di cristallo. Esatto. Torno da lei tra poco. Prima, come ogni settimana, do il consueto sguardo al sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine sempre listate a lutto, perché ogni settimana facciamo questa incursione, perché vogliamo sempre ricordare a tutti, noi compresi, i rischi che quotidianamente H24 gli operatori sanitari corrono nel prendersi cura di noi. Ebbene, sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, elenco dei medici deceduti per contagio nel corso della pandemia, che è cresciuto ed è arrivato a 358 medici, lo state vedendo, due in più rispetto alla settimana scorsa. Ai medici deceduti vanno aggiunti 83 infermieri con più di 100.000 che si sono contagiati sul luogo di lavoro, 30 farmacisti, due in più rispetto alla settimana scorsa, uno era un informatore scientifico del farmaco, l'altro un farmacista, entrambi zona Roma. Tutto questo dovrebbe farci riflettere proprio per cercare di continuare ad avere un comportamento responsabile nella nostra quotidianità. Per quanto riguarda la pagina della solidarietà, invece, questa settimana è dedicata a un'iniziativa del Rotary, che insieme alla principale agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale ha messo in campo una bella e lodevole iniziativa per sostenere gli studenti nel processo di apprendimento a distanza. Grazie a questa partnership, i 13 distretti italiani del Rotary hanno avuto accesso a circa $100.000 che sono serviti per l'acquisto di materiale didattico e sanitario. In Abruzzo sono stati distribuiti 155 tablet a diversi istituti professionali. Nelle foto state vedendo la consegna dei tablet avvenuta all'Ipsas di Marzio Michetti di Pescara. Presenti tra gli altri Rossella Piccirilli, governatore del distretto Rotary 2090 Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, Antonella Scani, dirigente scolastico della scuola pescarese, Giuliano Bocchia, ispettore dell'ufficio scolastico regionale. Complimenti al Rotary. Come sempre ringrazio le persone che lavoreranno con me a questa puntata di Pronto Medicina Facile, in redazione come ogni settimana la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate. Prefisso 0871 5873 230 5873 235 e ricordo anche l'indirizzo email che è salute@rete8.it. Va bene Gigliola, quando hai qualche telefonata puoi sicuramente entrare a gamba tesa nella trasmissione e interromperci. Allora, dottoressa, ogni anno in Italia mediamente quante persone ricevono una diagnosi di tumore del sangue? E poi entriamo nel suo campo specifico, che è quello dei linfomi. Sì, sappiamo dal report dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica che nel 2019 in Italia sono stati diagnosticati circa 30.000 casi di tumori ematologici. Si tratta sicuramente di un dato sottostimato, perché in questo calcolo non vengono incluse le sindromi mielodisplastiche, che sono una patologia ematologica che costituisce circa il 5% di tutti i tumori ematologici, che è molto frequente nell'età avanzata, e non vengono neanche conteggiate le policitemie vere e le trombocitemie essenziali, quindi alcune forme di sindromi mieloproliferative croniche. Quindi 30.000, ma sicuramente un dato molto sottostimato. Ed eravamo ante pandemia, no? 2019. Esatto, sì. E invece diagnosi di linfoma?
I linfomi sono stati circa il 50%, quindi intorno ai 14.000. Anche questo è un dato sicuramente sottostimato perché nei registri epidemiologici le leucemie linfatiche croniche, che di fatto appartengono alla categoria dei linfomi non Hodgkin, vengono conteggiate all'interno insieme alle leucemie acute, quindi anche in questo caso abbiamo un numero sicuramente sottostimato. In Abruzzo la situazione? Allora, avete scattato una fotografia? Sì, sicuramente i dati ci provengono dal registro regionale che ci ha detto appunto che nel 2019 le malattie ematologiche sono state circa 600, con i linfomi non Hodgkin intorno a 290 nuovi casi, gli Hodgkin circa 60 e poi via via le altre patologie. Sono bei numeri. Sì, sicuramente in linea con quelli che sono i dati nazionali. Diciamo nazionali, se contiamo che l'Abruzzo conta una popolazione di 1.300.000 abitanti, sì. E sappiamo che l'incidenza dei linfomi non Hodgkin è di circa 20 casi su 100.000 abitanti per anno, mentre quella dell'Hodgkin è di 3-4 casi su 100.000 per anno, quindi siamo diciamo in linea con i dati insomma, italiani. Dopo questa raffica di numeri diamo anche qualche orizzonte di positività e di speranza, diciamo così, ai nostri telespettatori. Ricordiamo che oggi il 70% di queste persone colpite da tumore riesce a guarire, no dottoressa? Sì, è una percentuale abbastanza vicina alla realtà, ovviamente dipende sempre dal tipo istologico di tumori di linfoma o di tumore ematologico dal quale si è affetti. Addirittura in alcune forme di linfoma, come il linfoma di Hodgkin, questa percentuale è molto più alta, si avvicina intorno all'85%. Per altre forme più aggressive, come il linfoma diffuso a grandi cellule B, che è la forma più frequente tra i linfomi non Hodgkin, questa percentuale è un pochino più bassa, si attesta intorno al 60%. Grazie a terapie sempre più efficaci. Terapie e anche a voi che state diventando sempre più bravi anche nel bilanciamento di farmaci, chemio, radioterapia, sì, immunoterapia. È un insieme di fattori, sicuramente è migliorata l'accuratezza diagnostica, sì. Questo ci consente di fare diagnosi sempre più precise, sempre più dettagliate e questo ci consente poi di mettere in campo delle strategie terapeutiche che sono davvero più efficaci, certo, per il paziente. Entriamo nel dettaglio, linfomi, in tempi di pandemia, quali sono state le difficoltà, i problemi che avete dovuto affrontare da febbraio-marzo dello scorso anno connessi proprio al trattamento dei linfomi maligni? Sì, per capire... Abbiamo anche una diapositiva. La prima diapositiva, per capire quali sono stati i problemi dobbiamo capire cosa sono i linfomi. E i linfomi sono dei tumori del sistema linfatico nello specifico dei linfociti, che sono delle cellule che normalmente circolano nella linfa e nel sangue. Questi linfociti fanno parte del sistema immunitario e giocano un ruolo fondamentale nella risposta immune e quindi anche nella risposta ai vaccini. Le terapie che noi mettiamo in campo per i linfomi hanno l'obiettivo di distruggere i linfociti malati, quindi i linfociti tumorali che costituiscono il linfoma, che formano il linfoma, ma sono terapie non così strettamente selettive e quindi questi farmaci colpiscono anche i linfociti normali. La conseguenza è che un trattamento per un linfoma determina uno stato di immunodepressione, di immunosoppressione che può protrarsi anche per molti mesi dopo il termine della terapia e quindi trattare un linfoma in corso di una pandemia pone delle problematiche aggiuntive proprio, certo, perché sappiamo che il sistema immunitario non è così reattivo come in un soggetto normale. Quindi ci potrebbero essere dei problemi proprio a carico del sistema immunitario a causa dei trattamenti specifici, come ci ha detto, pensando e proiettandoci verso il paziente che si deve sottoporre alla vaccinazione anti-Covid. Certo.
Nella seconda diapositiva viene mostrato appunto schematicamente cosa succede quando un vaccino sì, viene inoculato insomma, in un organismo. Questo vaccino viene riconosciuto come sostanzialmente estraneo all'organismo, innesca quindi una serie di reazioni, una reazione infiammatoria, con la produzione da parte appunto delle cellule che mediano l'infiammazione di una serie di messaggeri, quindi di molecole che funzionano come appunto messaggeri e che trasportano quindi un'informazione sostanzialmente ai linfociti, dapprima ai linfociti T e successivamente ai linfociti B. Tutto questo appunto parlarsi fra queste cellule si traduce poi alla fine con la produzione di anticorpi specifici che sono appunto quelli che ci devono proteggere dall'infezione. Come vedete, le principali cellule effettrici di questo sistema sono appunto i linfociti, che sono le stesse cellule che noi andiamo a diciamo in qualche modo colpire con le nostre terapie. Di conseguenza, un paziente che ha subito un trattamento per un linfoma può non sviluppare un'immunità così efficace come in un soggetto, appunto, come dicevamo, sano. Io mi sono sbilanciato in presentazione, adesso le chiedo conferma. È vero che i pazienti ematologici hanno un altissimo tasso di mortalità se contagiati dal Covid-19, dottoressa? Questo è purtroppo è drammaticamente vero. In questa diapositiva appunto viene proprio messo in evidenza, questo è uno studio americano recentemente pubblicato, come la mortalità dei pazienti ematologici che sviluppano un'infezione da Covid che venga giudicata moderata o severa, quindi in entrambi i casi è una situazione che richiede un ricovero, una degenza, nei casi severi appunto in una degenza in terapia intensiva. Sia appunto intorno al 41%. Questo dato che viene appunto dagli Stati Uniti è stato anche di recente confermato da uno studio italiano, multicentrico, quindi che ha coinvolto tante ematologie sul territorio nazionale, dove appunto è stato emerso in maniera chiara come la mortalità a breve termine nei pazienti affetti da malattie ematologiche che abbiano appunto contratto il Covid è di 40 volte più alta rispetto ai pazienti ematologici che non hanno contratto il Covid. E questo purtroppo insomma, abbiamo potuto anche toccarlo con mano per alcuni dei nostri pazienti, e questa mortalità è ovviamente più elevata oltre i 70 anni. Quindi queste complicanze possono portare anche a ricovero in terapia intensiva? Assolutamente sì. Senta, come ci si regola riguardo alla necessità di curare questi tumori? Sono stati modificati, rimodulati i normali standard di terapia, diciamo, prima della pandemia, prima del Covid? Beh, sicuramente abbiamo dovuto un pochino ripensare alle terapie. Qui ho semplicemente riportato quelle che sono insomma tutte le armi terapeutiche a nostra disposizione, dalla chemioterapia alla radioterapia, che sono appunto trattamenti che siamo abituati oramai da molti anni a dare ai nostri pazienti, ma esistono anche altri farmaci che hanno un impatto veramente molto profondo sul sistema immunitario, e mi riferisco soprattutto agli anticorpi monoclonali e alle terapie cellulari come il trapianto, sia autologo, allogenico alle nuove procedure con CAR-T o ad esempio alle terapie prolungate con steroidi. Quindi queste terapie le dobbiamo poi in qualche modo adattare a quello che sarà il tipo di linfoma che andremo a curare, e quindi ce ne dovrebbe essere un'altra, ma va bene, la dico questa diapositiva. No, una precedente nella forse quale siamo scattati in avanti, se Francesco può tornare indietro. No, allora. No, ok. Semplicemente in questa diapositiva si mostrava
che i linfomi sono distinti sostanzialmente in due grandi categorie, come dicevamo all'inizio. Sì, sì, sì. I linfomi aggressivi o altamente aggressivi, che hanno una sopravvivenza, se non trattati, in settimane o mesi, per i quali intanto quindi, possiamo levarla questa diapositiva, sì. Per i quali quindi il nostro intervento deve essere immediato e tempestivo, dai invece linfomi indolenti, che possono anche essere osservati per molto tempo e che non richiedono, nella stragrande certo. maggioranza dei casi, una terapia. Quindi in base al tipo di linfoma che ci troviamo ad affrontare, dobbiamo in qualche modo adattare questi trattamenti. Di conseguenza, se andiamo avanti con la diapositiva, quella successiva. Esatto, il nostro trattamento viene pianificato sostanzialmente considerando quelle che sono le caratteristiche proprie della malattia, e quindi abbiamo detto sì. linfomi aggressivi o linfomi indolenti, e le caratteristiche poi del paziente stesso, che sono sostanzialmente l'età, che è un fatto, diciamo, importante. Esatto, molto importante, molto importante. La presenza di comorbidità, quindi di altre patologie che possono in qualche modo impattare sulla performance status del paziente. Da questo, appunto, dall'insieme di queste valutazioni, poi appunto noi decidiamo il tipo di trattamento certo. da effettuare. Allora, intanto la interrompo perché vedo che Giuliola è assediata dalle telefonate. Tra l'altro ho visto che al nostro indirizzo salute@rete8.it è arrivata anche una mail, questa è un'informazione per Giuliola. 21 e 22 direi di dare spazio volentieri ai nostri telespettatori. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, Giacomo da Pescara. Buonasera Giacomo. Scusi, non ho sentito. Buonasera, può fare la domanda alla dottoressa Pennesi? Sì. Mi scusi. Allora, buonasera, volevo chiedere alla dottoressa, io sono stato curato a partire da ottobre 2012 per un non Hodgkin primitivo del mediastino con una massa bulky importante, circa 11 cm, con sintomi di pericardite e dispnea. Tra l'altro approfitto per lodare ancora una volta per l'ennesima il reparto di ematologia dell'ospedale di Pescara, il personale infermieristico e medico. Concordo con lei. Posso concordare con lei, Giacomo? Sì, sì, poi assolutamente, un reparto d'eccellenza. Quindi stava dicendo la dottoressa? E con terapia 8 cicli di R-CHOP e poi radioterapia, e dichiarato guarito nel 2017 al termine del follow up. Ecco, però io volevo chiedere questo, con poi i problemi che ho avuto riguardo la pericardite e poi spirometria che ha posto, qui parla solo di una riduzione di grado lieve della diffusione alveolo capillare del CO. In questa condizione comunque di dichiarata guarigione c'è permane un rischio maggiore di infettarsi col Covid e di avere una prognosi infausta? Io poi premetto che ho continuato a fare controlli per mio conto, con esami del sangue, con prova d'apporto, e insomma finora i valori sono rimasti, sono tornati nella norma, tranne una leggerissima inflessione dei globuli bianchi che mi dicono sia anche normale, perché il midollo fa un po' fatica, se vogliamo. Però ecco, la domanda è se in uno stato di dichiarata guarigione si ritorna ad un livello di normalità nel rischio, per così dire. La ringrazio. Allora Giacomo, resti in linea perché se la dottoressa Pennese le deve fare qualche domanda di approfondimento. Sentiamo dottoressa. Allora, dopo così tanto tempo, insomma, è ragionevole pensare che il sistema immunitario abbia ricostituito normalmente la sua funzione e che quindi non ci sia uno stato di particolare
immunosoppressione. La radioterapia nel caso di questo paziente ha in qualche modo determinato delle sequele sulla funzionalità respiratoria, ma direi che in generale possiamo definirlo un paziente assolutamente guarito. Sì. Può stare tranquillo. Sì. Grazie Giacomo, soddisfatto la risposta della dottoressa? Non c'è più. Abbiamo un'altra telefonata, forse mi fa segno. C'è ancora? Giacomo, c'è ancora? No, non c'è più. Allora, diamo spazio a un'altra telefonata. Pronto, rete 8? Sì, pronto, buonasera. Sì, buonasera, da dove chiama? Da Giulianova. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Allora, mio padre che ha 71 anni ha avuto linfoma di Hodgkin. Mm-hmm. E ha fatto anche il trapianto di midollo e ora sta bene. Ha fatto il vaccino, il Pfizer, qualche giorno fa. Volevo sapere, ma se gli avessero proposto il vaccino, l'AstraZeneca, lo poteva fare? Allora, il papà della telespettatrice è giustamente stato vaccinato con il vaccino a RNA perché rientra nella categoria dei pazienti definiti fragili. Appunto fragili. Quindi Pfizer o Moderna. Esatto, Pfizer o Moderna, perché si preferisce evitare in questi pazienti l'utilizzo dei vaccini con vettore virale per appunto il timore che questi virus attenuati possano provocare un qualche danno infettivo. Quindi direi che è stato fatto tutto secondo norma e il paziente è stato giustamente vaccinato con il vaccino giusto. Direi che per fare un discorso un po' per assurdo, se non vi fosse la disponibilità dei vaccini ad RNA, io piuttosto che non vaccinare un paziente preferirei fare anche il vaccino AstraZeneca, per intenderci. O perché Zevria, come si perché chiama il rischio, come abbiamo detto poco fa, di avere una mortalità così importante da Covid, sicuramente questo rischio, cioè il beneficio del vaccino supera questo rischio. Certo. Nostra amica di Giulianova, altre domande per la dottoressa Pennese? No, la ringrazio, va bene così. Grazie a lei. Io sono la prova vivente, visto che 2 giorni fa mi hanno vaccinato con AstraZeneca o Vax Zevria, Zevria come si pronuncia, io non ho avuto nessun disturbo. Ottimo. Sono passate 48 ore perché sono stato vaccinato 2 giorni fa, devo dire che non ho avuto nessun disturbo, qualche filo di mal di testa, leggerissimo mal di testa, ma proprio andava e veniva, forse era più la mia sensazione di verificare su me stesso se avevo spossatezza, dolori, mal di testa. Quindi posso dire che adesso arriva Johnson & Johnson, sì, monodose, però è poco. Sempre per... Esatto. Per over 60 e non certo, per questi. Non per i pazienti fragili. Perché ha vettore virale anche esatto, questo, no, dottoressa? Sì. Altra telefonata, pronto rete 8? Pronti? Salve, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Giulianova. Sì, buonasera. Senta, volevo chiedere alla dottoressa. Buonasera. Per quanto riguarda il dato che diceva prima dell'importanza dell'infezione anche per Covid per questo tipo di pazienti, dal punto di vista del familiare è importante anche sottolineare l'importanza della vaccinazione per tutti quelli che sono vicini a questa persona, giusto? Sì, questa è un'ottima domanda perché è fondamentale vaccinare i familiari o i cosiddetti caregiver, soprattutto lì dove il paziente per una qualsiasi ragione non possa essere vaccinato. Quindi è importante creare questa rete di protezione intorno al paziente e quindi assolutamente i familiari e i caregiver andrebbero vaccinati con le tempistiche più rapide possibile, con la disponibilità dei vaccini. Praticamente andrebbe vaccinato insieme al paziente, certo. Il sistema sanitario lo prevede? Purtroppo al momento no, quindi bisogna, ripeto, noi lo stiamo facendo in ematologia solamente per i familiari o caregiver dei
pazienti che per qualche ragione non sono stati vaccinati e quindi insomma si deve tutelare in qualche modo l'ambiente familiare. Sono proprio le persone più vicine. Esatto, esatto. E il nostro amico di Giulianova, altre domande per la dottoressa Pennese? No, la ringrazio. Grazie a lei. Allora, Giuliola mi fa segno che non ci sono telefonate in questo momento, ci sono le mail. Allora, un attimo, perché mi ha mandato un messaggio Francesco che ha recuperato quella diapositiva che ci eravamo persi prima. Sì, eccola qua. Era giusto così, per era quella, appunto, dire sì, sì, ricollegare che, i più rabbiosi e i meno rabbiosi, diciamo così. Sì, sì. Che cosa sta a significare, a mostrare? Sta a significare che nei primi, quindi in quelli aggressivi e soprattutto in quelli altamente aggressivi, il trattamento deve essere immediato, perché... E sono i non-Hodgkin. Sono i non-Hodgkin, sono alcune forme di linfoma altamente aggressivo in cui davvero la progressione è rapidissima, quindi in questi casi... Bisogna cominciare subito una terapia, ovviamente sono sicuramente curabili, come è scritto nella diapositiva, e la terapia va sempre fatta. Nei linfomi invece indolenti, come vedete, la sopravvivenza anche senza terapia può essere di anni, quindi non è detto che un linfoma indolente debba essere trattato immediatamente dopo la diagnosi, quindi la terapia va riservata in condizioni assolutamente selezionate, ed in questa fase, quindi nella fase pandemica, a maggior ragione dobbiamo trattare un linfoma indolente solamente se ce n'è una stretta indicazione. Indolente, per i nostri telespettatori, sono i linfomi di Hodgkin? Sono sempre linfomi non Hodgkin, ma hanno delle caratteristiche particolari che diciamo ne identificano una crescita un pochino più lenta. E possono, diciamo, non dare assolutamente evidenza della loro presenza. Perfetto. Grazie alla dottoressa Pennese. 21:32, devo andare tassativamente in pubblicità. Chiedo scusa ai telespettatori, vedo Giuliola che ha mani piene anche stasera con le cornette. Dopo la pubblicità daremo spazio a voi, ci vediamo tra pochissimo. Alle 21:34 di nuovo in diretta da studio per questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata ai linfomi, cure e vaccini ai tempi del Covid. Ne stiamo parlando con la dottoressa Elsa Pennese, dirigente medico, unità operativa semplice, dipartimentale, centro diagnosi e terapia linfomi della ASL di Pescara. Avevo prima della pausa pubblicitaria dei telespettatori in linea, do subito la linea a loro chiedendogli scusa se li ho fatti aspettare per qualche minuto. Pronto, Rete 8? Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Salve, sono Pamela, chiamo da Torrevecchia Teatina. Buonasera Pamela. Buonasera. Volevo chiedere alla dottoressa, sto facendo la terapia di mantenimento con rituximab, posso fare il vaccino? Allora, il rituximab. Resti in linea, Pamela. Il rituximab è appunto un anticorpo monoclonale anti-CD20, quindi agisce appunto in maniera mirata sui linfociti B. Durante il mantenimento si può effettuare appunto il vaccino. Il mantenimento è una terapia che viene fatta per i linfomi follicolari, ha una durata di circa 2 anni e l'intervallo tra una somministrazione e l'altra di rituximab è di 2 mesi. Quindi si può mettersi in mezzo tra queste due somministrazioni, e si può anche scegliere di posticipare eventualmente la dose di rituximab successiva al vaccino anche di 1 mese, perché si tratta di una terapia di mantenimento, non è una terapia salvavita, quindi il paziente ha già ottenuto una ottima risposta dalla terapia di induzione, e quindi ci possiamo tranquillamente permettere di posticipare leggermente la dose successiva per permettere appunto la vaccinazione. Certo. Pamela, altre domande per la dottoressa Pennese? A posto così, lei, grazie. A che momento della cura si trova? Oddio. Appena fatto una dose? Sì. Quindi deve aspettare un mesetto per fare il vaccino. Va benissimo. In bocca al lupo per tutto, grazie a lei, arrivederci. Altra telefonata, mi fa segno Giuliola dalla redazione. Pronto, Rete 8?
Salve, buonasera. Buonasera. Mi chiamo Emiliana. Sì, da dove chiama Emiliana? Da Pescara. Buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Io ho avuto il linfoma qualche anno fa e volevo chiedere se a distanza di tanto tempo il mio sistema immunitario funziona e se il vaccino sarà efficace. Linfoma di Hodgkin, non Hodgkin? No. Sì. Ok, quindi sono passati molti anni, ho capito bene? Sono passati 4 anni. Ok. Beh, diciamo che è un tempo abbastanza lungo per permettere appunto la ripresa del sistema immunitario, quindi la signora può tranquillamente sottoporsi alla vaccinazione e il suo sistema immunitario sarà in grado di appunto essere efficace, efficiente nella risposta. Emiliana, è più tranquilla? Assolutamente sì, grazie. Quindi si vaccini tranquillamente, anzi, prima possibile, penso, certo, anche il prima possibile. Grazie a lei, in bocca al lupo per tutto. Grazie, buona serata. Buonasera a lei. Gidriola, sì, mi fa segno che c'è un'altra telefonata. Pronto, rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Alba Adriatica. Sì, buonasera. Mi chiamo Domingo, ho una domanda per la dottoressa. Buonasera, Domingo. Ho sentito prima che diceva che ai parenti, ai diciamo, familiari dei pazienti effettuate il vaccino in quanto che ricevono, che nel mio caso io sono di Alba Adriatica, ho fatto il trapianto autologo, consapevole sono ancora in cura, potete fare anche a Pescara il vaccino a mia moglie oppure... Allora, fare, che io ho fatto richiesta sulla piattaforma, ma mi hanno chiamato per il vaccino per me in quanto non lo posso fare e mia moglie hanno detto di aspettare non so quando, insomma. Sì, il signore che chiama, ovviamente ho riconosciuto dal nome così particolare di chi si sta parlando, non può essere vaccinato perché è stato di recente quindi sottoposto, un suo paziente, diciamo. È un mio paziente, sì. Un nostro paziente. Un paziente del... è stato di recente sottoposto a un trapianto autologo. E quindi bisogna attendere almeno 3 mesi dalla procedura per poter procedere con il trapianto. A Pescara siamo partiti con un programma di vaccinazioni all'interno appunto dell'ematologia e siamo diciamo in grado di garantire la vaccinazione ai pazienti e ai familiari dei pazienti che non possono essere vaccinati fino alla fine di questo mese. Dopodiché siamo in attesa che la ASL ci comunichi se avremo ancora a disposizione delle dosi. Quindi per mancanza di vaccini? Probabilmente sì, diciamo che siamo ancora in attesa di avere delle risposte dall'azienda, che però ci ha dato comunque questa ottima opportunità di vaccinare i nostri stessi complimenti pazienti. Complimenti a voi, complimenti all'ASL di Pescara. E adesso fate arrivare i vaccini anche per finire, sì. Completiamo il ciclo, insomma, dei caregiver, dei pazienti impegnati, assistiti come medici e come anche il nostro personale infermieristico a fare questa cosa. Ne mancano tanti, dottoressa? Direi di sì, che ne mancano diversi all'appello. Comunque sembra che, almeno da quello che ci dicono le notizie che arrivano dalla Protezione Civile Nazionale, il generale Figliolo, che stiano arrivando ogni giorno, vengono consegnati milioni di dosi di vaccini, quindi entro fine mese, però siamo lì. Ci siamo quasi, infatti. Il nostro amico di Alba Adriatica ha altre domande per la dottoressa Pennese? L'ultima, sì, prego. Per sapere a chi fare domanda, a chi chiedere direttamente alla dottoressa in hospital? Sì, perché i nostri pazienti li inseriamo noi direttamente in queste liste, quindi lo facciamo direttamente noi, sì. Non appena ci danno l'ok per poter ripartire. Va benissimo. Va bene, in bocca al lupo Domingo per il suo trapianto e per sua moglie. Buonasera a lei, grazie alla dottoressa Penese per la risposta. Sì, altra telefonata. Pronto, rete 8? Salve. Buonasera. Da dove chiama? Buonasera, io chiamo dalla Madre Peligni. Buonasera. Alessia. Buonasera. Alessia? Sì. Sì.
Se abbassa il volume del televisore e parla la cornetta, va molto meglio. Esatto, ho fatto, mi sento benissimo infatti. Grazie Rez, vada. Allora, buonasera dottoressa, io buonasera. Sono stata in cura da voi tantissimi anni fa, mi trovo a 10 anni, a 11 anni dal trapianto di midollo. Uh-huh. E, niente, le volevo soltanto dire che io ho fatto un trapianto di midollo con, al 50% con cambio di gruppo sanguigno. Sì, apro i denti. E, ho, sì, uh-huh. ho avuto una serie di problematiche, insomma. Uh-huh. E, le volevo dire che circa 20 giorni fa ho eseguito, mi hanno somministrato il Pfizer. Uh-huh. Martedì farò la seconda dose. E le volevo dire che dopo un'ora all'incirca dalla somministrazione ho sentito una fitta nella zona dove tanti anni fa mi era stato fatto il prelievo del midollo. Uh-huh. Ci può essere una correlazione oppure magari, non lo so, è un caso? Sarei tendenzialmente portata a pensare che si tratta di un caso, insomma, non vedo una particolare correlazione tra le due cose a così tanta distanza dal trapianto. Direi sì che si tratta di una coincidenza. Coincidenza. Sì, sì. Alessia, è più tranquilla? L'importante sì, è aver fatto il vaccino, assolutamente. Sì, sì, il dolore poi diciamo che si è propagato lungo la colonna vertebrale e mm-hmm. diciamo che poi è stato un po' diffuso nelle ossa, mm-hmm. però ecco, la cosa che a me mi aveva colpito è che all'inizio avevo sentito subito questa fitta dove mi era stato fatto il prelievo, insomma la biopsia. Certo. E quindi niente, adesso sono più tranquilla, aspetto di fare la seconda dose. Assolutamente sì, l'importante è fare il vaccino. Sì, senta, io volevo abbracciarvi tutti quanti e ringraziarvi sempre per il lavoro che svolgete, quel reparto è fantastico e abbraccio tutti quanti. Grazie Alessia, grazie a voi. Grazie, bocca al lupo per, Crepi, per lei. Permettetemi a questo punto di salutare e ringraziare anche il dottor Francesco Angrilli, che è stato, diciamo così, il predecessore, posso dirlo, della... la mia voce, della dottoressa Pennese, che tra l'altro è stato un mio cliente, tra virgolette, è stato ospite a Medicina Facile diverse volte. Allora, vedo che Gigliola mi fa segno che ci sono altre telefonate, poi dovrei dare spazio anche alle mail che vedo che stanno aumentando. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Buonasera, da Pescara. Sono Antonio e volevo salutare la dottoressa Pennese. Sì. E volevo fare una domanda. Io sto facendo dei cicli di ABVD e volevo sapere qual è il momento migliore per vaccinarsi. Allora, il momento migliore per vaccinarsi, ABVD è la terapia che viene fatta, la terapia standard, sì, che viene fatta per i linfomi di Hodgkin. Quindi il tempo ideale, le tempistiche ideali sono ovviamente in un paziente che deve ancora cominciare una terapia e che appunto non ha una situazione critica, vaccinare il paziente assolutamente prima di cominciare tutto il programma terapeutico, cercando di completare il ciclo vaccinale almeno 2 settimane prima di cominciare la terapia. Questo non sempre è possibile per le motivazioni che abbiamo detto prima, sì, perché queste malattie alle volte non ci danno il tempo per poter attendere la vaccinazione. Nella BVD, che è uno schema appunto in cui c'è un'associazione di più chemioterapici, quindi non ci sono i farmaci immunologici, direi che la terapia può essere fatta tranquillamente anche tra un ciclo e l'altro, attendendo magari 7-10 giorni dall'infusione della chemioterapia. Però ecco, è una chemioterapia standard, quindi non è l'immunoterapia, che invece ci crea più problemi per quanto certo riguarda la vaccinazione. Antonio, se non sbaglio, sì. Antonio, vero? Sì, sì, assolutamente. Altre domande per la dottoressa Pennese? Volevo fare un'altra domanda. Prego, in realtà. Prego. Volevo sapere se il paziente per caso ha avuto una reazione avversa al vaccino, quello antinfluenzale, quello classico,
è auspicabile comunque in terapia fare comunque il vaccino, è sconsigliato. Di solito consigliamo, facciamo fare a questi pazienti una valutazione allergologica per insomma chiarire insieme all'allergologo se procedere o meno alla vaccinazione, quindi è sempre importante fare un bilancio tra il rischio e il certo. beneficio, quindi ogni decisione poi per questi casi particolari viene presa insieme all'allergologo. Assolutamente sì. Antonio, a posto? A posto così, grazie. Grazie a lei, in bocca al lupo per tutto. Giuliola mi fa segno che c'è un'altra telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera. Sono, chiamo dalla provincia di Pescara. Sì, buonasera. Sento due domande. Sì. Una a lei, conduttore, però prima alla dottoressa. Sì, meno male. Mia moglie, 73 anni, ha fatto il vaccino, ha fatto l'esame del sangue da coagulazione e il D-dimero è risultato 0,76 anziché 0,50 il massimo. Può fare il vaccino e può escludere? Allora, dottoressa, allora, può fare il vaccino alla moglie del nostro bene, amico? Sì, la moglie di questo signore ha riscontrato un valore di D-dimero molto elevato nel sangue, ma intanto bisognerebbe capire perché e chi ha prescritto questo esame, perché evidentemente c'è un sospetto di una situazione, insomma, di uno stato trombofilico, quindi di una qualche situazione che possa predisporre sì. esatto a degli eventi trombotici. In questo caso il vaccino può essere somministrato e negli stati appunto trombofilici non è prevista una particolare profilassi antitrombotica o antiaggregante per questi pazienti. Deve però bisogna capire la motivazione che ha portato ad avere questo esame così alterato, perché le ragioni possono essere veramente tantissime e quindi bisogna capire cosa c'è dietro certo. a questo deve fare qualche accertamento fatto. Assolutamente più. Sì sempre nel sangue esame del sangue sì bisogna è stato fatto il 16 aprile sì però probabilmente il medico curante lo avrà prescritto insieme sì. a una serie di altri test sì. che vanno globalmente valutati, cioè non è un solo esame, un singolo esame che ci consente di fare la diagnosi. Il medico curante ha escluso il vaccino AstraZeneca E ha consigliato l'altro? Moderna o Pfizer, Pfizer. Sì. O mm-hmm. Pfizer. Quindi ha scartato AstraZeneca. Okay. Quindi probabilmente okay. sì, c'è certo. una storia c'è questo insomma, di questo ecco. genere. Sì. Però adesso si fa qualche altro accertamento che ricordo e poi va bene. E la domanda è al conduttore. Sì. Scusi, mica per caso lei è un ex ferroviere? Io? Sì. No, non ho avuto niente a che fare con le ferrovie. Mai, nessuno della mia famiglia. Guarda, c'è una somiglianza, proprio c'è una somiglianza da un ex ferroviere. Non ho mai fatto il ferroviere, il capostazione, ho sempre fatto il giornalista nella mia vita. E mi scusi, eh. Perché? Per carità. Bocca al lupo per sua moglie. Lei l'ha fatto il vaccino? Io sì, io l'ho fatto, perché tutti e due. Che ha fatto? Moderna. Che ha fatto lei? La Moderna. Moderna, a posto. Bocca sì. al lupo. Grazie, 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 buonasera. Buonasera. Allora, Giuliano, mettiamo un po' il punto, vado avanti con la mia scaletta, e avanti con le mail, giusto? Le mail. Vai. Io direi le mail, assolutamente sì. Cercherò di essere veloce. Vai tranquilla, con calma. E scrive, ho avuto il linfoma anni fa e ora sto bene. Posso fare il vaccino? Mentre Valentina chiede, qual è il miglior tipo di vaccino per chi ha un linfoma? Allora, una alla volta. E la prima domanda... Chi ha avuto una linfoma sì. molti anni fa ed è stato dichiarato guarito può fare il vaccino senza alcun tipo di problema, quindi assolutamente la risposta è sì al vaccino. Sì.
Per quanto riguarda la seconda domanda, qual è il tipo migliore di vaccino da fare nei pazienti con linfoma, ma in generale con malattie ematologiche, è sicuramente il vaccino ad RNA. Noi abbiamo a disposizione, ci sono a disposizione due tipi di vaccini, quelli a RNA e quelli con vettore virale. Questi ultimi appunto sono sconsigliati o comunque da non usare nei pazienti fragili, per cui sicuramente i primi da utilizzare. Grazie dottoressa. Giuliola. Alessandra scrive: ho fatto la chemioterapia e mi è stata asportata la milza per un linfoma, posso fare il vaccino? Sì, il vaccino può essere fatto tranquillamente. Ricordiamo però che i pazienti che si sottopongono alla splenectomia, che sono stati splenectomizzati, devono anche fare altri tipi di vaccinazioni per altri appunto germi che possono essere molto pericolosi nei pazienti splenectomizzati. Quindi si consiglia, in chi deve essere sottoposto ad un altro tipo di vaccino, di avere almeno un intervallo di 2 settimane tra la vaccinazione per il Covid e l'altro tipo di vaccino eventualmente da somministrare. Ultima mail. Infine una domanda di Francesca sull'assunzione dei farmaci nel periodo antecedente al vaccino. Si parla di assumere aspirina per prevenire il rischio di trombosi. È una pratica utile da mettere in atto? Non ci sono studi scientifici che supportino l'utilizzo di farmaci anticoagulanti o antiaggreganti in profilassi per il vaccino, quindi direi sostanzialmente di no. E anzi, ricordo che sia l'aspirina, per così dire, che l'eparina sono farmaci che hanno degli effetti collaterali che possono essere anche gravi, quindi non assumere questi farmaci a meno che insomma il medico, un medico non lo consigli fortemente, quindi profilassi in questo senso no. E effetti collaterali di aspirina eccetera, che noi genericamente e grossolanamente proprio si assumono senza non li consideriamo neanche. Mi fa segno Gigliola che c'è un'altra telefonata per la dottoressa Pennese, poi tra poco devo andare nuovamente in pubblicità. Pronto Rete 8? Pronto? Salve, buonasera. Buonasera a lei, come sta? Da dove Io chiama? Chiamo da Pineto. Sì, buonasera. Volevo chiedere alla dottoressa, io sono in trattamento con Imbruvica, col farmaco Imbruvica. Sì. Posso fare il vaccino anti-Covid? Sì, sì, l'Imbruvica è, lo spieghiamo, uno dei nuovi farmaci che viene utilizzato per la cura della leucemia linfatica cronica. È un farmaco per il quale non, diciamo, non ci sono problematiche tra l'assunzione di questo farmaco e il vaccino, quindi il signore che ha appena chiamato può tranquillamente essere sottoposto alla vaccinazione. L'unica accortezza che diciamo consigliamo è di sospendere per il giorno della vaccinazione il farmaco per insomma evitare che ci siano eventuali problematiche, ma può essere assolutamente somministrato il farmaco con l'Imbruvica. È più tranquillo il nostro amico di Pineto? Come? È più tranquillo dopo la risposta? Sì. Altra domanda? Solo per un giorno al limite? Solo per un giorno, non ci sono particolari indicazioni sulla sospensione del farmaco. Va benissimo, la ringrazio. Grazie a lei, in bocca al lupo anche al nostro amico di Pineto. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Buonasera, da Vistano. Buonasera. Sono sempre un vostro fedele grazie. Spettatore. Grazie. Come siete messi intanto in Marsica? C'avete un po' di comuni rossi? Sì. Qualche comune rosso c'è e si cerca di stare attenti. Allora, le anticipo che giovedì prossimo sarà mio ospite di Pronto Medicina Facile, il professor Franco Marinangeli, che è il primario responsabile della terapia, anestesia e terapia intensiva dell'ospedale dell'Aquila, è anche professore ordinario all'Università Aquilana, e faremo ovviamente il punto della situazione sul Covid in generale, ma cercheremo anche di fissare meglio che cosa è successo e che cosa sta succedendo ancora nell'Aquilana. Detto questo, faccio pure la domanda per la dottoressa Pennese. Grazie mille.
Sì, io avevo una curiosità da chiedere alla dottoressa, che riguarda non solo i linfomi, ma un po' i tumori in generale. A eccezione dei tumori ereditari, c'è una stretta correlazione tra eccessivo uso di zuccheri nella vita con i tumori in generale? Poi certo bisogna scindere soggetto, perché magari un soggetto che ha un'intensa attività fisica può bruciare più gli zuccheri, ma in generale c'è, può esserci una relazione, e in che percentuale secondo lei, cioè gli zuccheri, l'uso eccessivo di zuccheri nella vita di un cittadino può influire? Grazie. Guardi, grazie a lei, dottoressa. A mia conoscenza non c'è una stretta correlazione tra l'utilizzo di zuccheri e sviluppo di linfomi o di tumori del sangue, quindi diciamo che direi sostanzialmente di no. Nostro amico di Avezzano. Grazie mille. Grazie, grazie a lei e grazie perché ci segue sempre. Allora, un minuto e mezzo, faccio in tempo ad andare con questa telefonata perché tra un minuto e mezzo devo chiamare nuovamente la pubblicità. Allora, diamo spazio a questa telefonata e poi la pubblicità. Pronto, rete 8? Pronto? Pronto? Sì, è in linea, in diretta. Buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Pescara e mi chiamo Daniele. Buonasera Daniele, prego. Buonasera, volevo fare una domanda alla dottoressa. Le trombosi rare cerebrali avvenute dopo il vaccino, si sono verificate, hanno una spiegazione particolare? Questa è una domanda molto interessante. Allora, ci vorrebbe una puntata solo, sì, per decisamente questa, per rispondere un po' a questa domanda. Complicato, sì. Diciamo che dopo il vaccino, dopo i vaccini sono stati appunto registrati un certo numero di casi di trombosi venosa, soprattutto in donne, quindi nel sesso femminile. Soprattutto con AstraZeneca, anche con altri vaccini. In una fascia d'età con un'età inferiore ai 60 anni, in distretti anche atipici, quindi si sono registrate trombosi appunto venose cerebrali, del distretto splancnico e anche trombosi arteriose. E a questo fenomeno si è associato anche il riscontro di un calo dei valori delle piastrine in questi soggetti, quindi ci si è trovati di fronte a una situazione che gli ematologi, gli internisti conoscono come piastrinopenia indotta da eparina. Quando si somministra l'eparina a scopo terapeutico, questa sostanza appunto è in grado di alterare il sistema immunitario e di determinare la produzione di anticorpi che legano il complesso eparina-anticorpo fattore piastrinico quarto. E in questo modo si attivano le piastrine, si attiva la coagulazione, si formano dei trombi e di conseguenza si consumano le piastrine. Quindi si tratta di un fenomeno verosimilmente autoimmune, scatenato dal vaccino, che viene appunto definita piastrinopenia protrombotica indotta dal vaccino, che si è verificata in questi soggetti. Però la cosa che volevo sottolineare è che la trombosi venosa è la principale complicanza non infettiva del Covid, quindi anche il Covid può determinare, certo, le trombosi cerebrali, che sono in numero largamente superiore rispetto a quelle causate dal vaccino. E questo lo ha detto molto recentemente uno studio inglese, in cui si è visto appunto che la quantità di trombosi cerebrali cioè in corso di Covid sono state molto più alte, 8-10 volte più alte rispetto a quelle che si sono verificate dopo il vaccino. Quindi sostanzialmente direi che non deve essere questo il motivo di allarme per non vaccinarsi. Sì. Grazie dottoressa, il nostro amico di Pescara è soddisfatto. Altre domande per la dottoressa? Devo andare in pubblicità. Grazie mille, va benissimo. Grazie a lei. Allora, comunicazione di servizio per Giliola, è arrivata un'altra mail per la dottoressa Pennese, 2201, pubblicità.
Rieccoci di nuovo in diretta da studio per l'ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, linfomi tra cure e vaccini. Ospite la dottoressa Elsa Pennese del Centro Diagnosi e Terapia Linfomi della ASL di Pescara. Vado da Gigliola perché c'è una mail da leggere destinata ovviamente alla nostra specialista di riferimento. Gigliola. Sì, Giovanni chiede, dice: vorrei sapere, ho fatto chemioterapia per 6 mesi, poi la radioterapia, il vaccino può avere effetti collaterali nel mio caso? Un saluto a tutto il reparto di Day Hospital di Pescara e un grazie alla dottoressa Pennese. Dottoressa. No, direi che il vaccino può essere fatto in questo paziente che ha fatto chemio e radio senza problemi, nessun effetto collaterale legato alle terapie che sono state eseguite, quindi via al vaccino senza remore. Allora, torniamo alla nostra scaletta perché vedo Gigliola che mi fa segno dalla redazione che è un momento di calma per quanto riguarda telefonate e mail. Torniamo un po' al nostro piano cure. Ci sono stati ritardi, interruzioni da quando è scoppiata la pandemia. Siete da subito riusciti a diciamo così, tenere la strada? Perché evidentemente immagino che soprattutto i primi mesi siano stati un po' di sbandamento come lo sono stati per tutti. Come è andata, dottoressa? Certo, i primi mesi sono stati veramente complicati, ma direi che tutte le prime diagnosi sono state fatte senza interruzioni. I pazienti che hanno dovuto cominciare una terapia l'hanno cominciata e quelli che l'avevano cominciata hanno continuato a portarla avanti secondo il programma stabilito. Quindi ecco, senza interruzione. Esatto. C'è stato qualche piccolo aggiustamento per le terapie di mantenimento, come dicevamo prima, sì. Ma perché in quell'ambito eravamo ragionevolmente sicuri di poter procedere con questo atteggiamento. I pazienti che vengono seguiti in follow up, in quel caso ovviamente li abbiamo dovuti tenere a casa, quindi sono stati tutti ricontattati, gli appuntamenti sono stati annullati, ma li abbiamo invitati tutti a contattarci attraverso le mail e ad inviarci gli esami che avevano, insomma, che hanno fatto nel corso dei mesi in modo da poterli monitorare a distanza. A questo riguardo devo assolutamente ringraziare il personale del hospital ematologico, appunto il personale infermieristico, ma anche il resto del personale, perché si è messo davvero a disposizione per questo compito che inizialmente non è stato assolutamente semplice. Ricontattare telefonicamente tutti i pazienti ha richiesto uno sforzo veramente grande. E loro ci hanno aiutato. Valutare tutto il materiale poi, che vi arrivava da parte dei medici, esatto, certo. C'è stato questo impegno ulteriore a valutare attraverso le mail tutti questi pazienti, perché dovevamo insomma in qualche modo assicurare il controllo, anche se fisicamente il paziente non poteva accedere per motivi appunto di salvaguardia della sua salute. Però nel caso dei pazienti che dovevano fare terapia, la terapia è stata comunque somministrata. E mi sembra una nota di merito non certo indifferente nel contesto anche di tutto quello che è successo per altre patologie, dove ci sono stati ritardi nelle diagnosi, slittamento delle cure, anche di interventi chirurgici importanti. Cioè voi ce l'avete fatta, insomma, avete... Ce l'abbiamo messa davvero tutta, ripeto, lo sforzo è stato da parte di ognuno, ognuno ha contribuito per quello che ha potuto, le nostre infermiere sono state di grandissimo supporto anche psicologico al telefono con i pazienti, perché è importante cercare di trasmettere un messaggio di tranquillità. E l'incertezza, la paura che c'era nei mesi dello scorso anno, davvero all'inizio della pandemia. Le voglio ringraziare perché sono state... Invece la faccio lavorare ancora al telefono perché ci sono altri telespettatori, vedo Gigliola, il mio monitor di servizio con due telefoni bollenti. Vai Gigliola, passa pure queste telefonate. Pronto Rete 8? Sì, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Allora, chiamo da Pescara, sì. Mi chiamo Rosa. Buonasera Rosa. Sì, buonasera. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Prima ho sentito parlare dell'aspirina, diciamo, che può procurare
queste trombosi, no? Con i vaccini. Allora io giovedì prossimo devo fare il vaccino. Sono una malata oncologica, da 15 mesi ho tolto un cancro a reni, però non ho fatto nessuna terapia, sono sotto controllo. Prendo questa cardiospirina per altri problemi, e tra cui ho anche una rettocolite ulcerosa in cura. Volevo sapere se questa cardiospirina magari è pericolosa e giovedì è troppo presto per fare il vaccino. Sono insomma, non so, volevo avere un qualcosa. Sì. La dottoressa, io ho detto se dovevo continuare a prendere le medicine solide, mi ha detto di sì, però adesso mi sono impaurita sentendo la storia della cardiospirina. No, no, noi non vogliamo impaurire nessuno, Rosa. No, no, mi sono impaurita nel senso perché io la prendo per altri motivi da tanti anni, eccetera, eccetera. E quindi adesso poi avendo avuto il cancro, avendo queste altre malattie, sono un soggetto fragile e quindi mi sono un po' impaurita, certo. Non so poi quale vaccino mi faranno, ecco. Legittimo umano, ma penso che faranno Pfizer, no? Pfizer o Moderna, sicuramente. Ah, sì. Sicuramente. E quanto riguarda la cardiospirina? Dottoressa, diamo sollievo e conforto alla nostra Rosa. Allora, direi che la signora, mi pare di aver capito che ha fatto solo l'intervento chirurgico, giusto, non ha fatto trattamenti, può tranquillamente... Giusto, Rosa? Giusto? Sì, giusto. Ottimo. Può fare tranquillamente il vaccino e continuare a prendere la sua aspirina, che è la sua terapia abituale, che prende, come giustamente ha detto, verosimilmente per problematiche cardiologiche, senza necessità di sospenderla per il vaccino. Quindi segua le indicazioni che il suo medico giustamente le ha dato di continuare ad assumere la terapia abituale. Altre domande, altre perplessità, Rosa? È più tranquilla? No, mi viene assicurato la dottoressa. Faccio il vaccino. Grazie al vaccino, sì. Grazie, buonasera. Grazie a lei, in bocca al lupo. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Io chiamo dall'Aquila. Sì, buonasera. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Prego. Sto usando la Lirica. La devo sospendere prima di fare il vaccino o no? Non ho capito. Può ripetere la domanda per cortesia? Io sto prendendo la Lirica. La? Lirica. Lirica. Ah, ok, sì. Mi scusi, ma si sente un po' male la telefonata. Lirica, giusto? Sì, è giusto. Sì. Può fare il vaccino? Sì. Può fare il vaccino, sì, non deve sospendere la terapia abituale. A posto? Pronto? Sì, pronto. Un'altra cosa. Sì. Mia moglie, siccome ha dei noduli alla tiroide, può fare il vaccino? Ma questi noduli sono stati indagati, studiati e sotto controllo da uno specialista endocrinologo? Sì, sono tanti anni che lei allora, ce l'ha e non, e non assume particolari farmaci per la tiroide? Probabilmente assume un farmaco per la tiroide? No, attualmente no, l'ha sospeso. Può tranquillamente essere sottoposta al vaccino per quanto riguarda questo problema specifico. Più tranquillo il nostro amico dell'Aquila? Sì, grazie. Grazie a lei, in bocca al lupo a lei e a sua moglie. Altra telefonata, pronto Rete 8? Ha visto quanto ha lavorato stasera? Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Da Casoli. Buonasera. Sì. È in linea, può fare la domanda? Sì, a mio figlio, a 13 anni, è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin. E ha fatto una serie di chemioterapie. Un trapianto di indollo autoctono. Volevo sapere se può fare il vaccino o no. A maggio compierà 16 anni. Resti in linea, dottoressa. Diciamo che temo che questo ragazzo debba aspettare il compimento dei 16 anni per poter accedere alla vaccinazione secondo, diciamo, le normative che sono vigenti, però probabilmente come paziente sottoposto a trapianto può comunque insomma
tentare di registrarsi sulla piattaforma in quanto paziente fragile. L'ha registrato suo figlio sulla piattaforma come paziente fragile? No. Dovrebbe, no. Ci può provare? Assolutamente farlo, sì. Il consiglio è proprio quello di farlo. Quello. Sì. E non i genitori? Come dicevamo prima, i genitori andrebbero vaccinati soprattutto nel caso in cui il ragazzo per qualche ragione non rientri nelle categorie appunto da vaccinare. Assolutamente sì. Quanti anni ha lei? Io ho 52. È un po' lontano esatto, Sì. Le vaccinazioni programmate, però anche lui probabilmente può iscriversi. Esatto, può iscriversi con diritto, come familiare di paziente fragile. Assolutamente sì, sia lei che sua moglie, iscrivetevi sulla piattaforma e provate anche a iscrivere vostro il figlio. Ragazzo, assolutamente sì. Altre domande per la dottoressa Pennese? No, grazie. Bocca al lupo a tutti, di cuore, veramente di cuore. Altra telefonata, pronto Rete 8? Sì, Rassegno Gigliola, pronto Rete 8? Buonasera, io mi chiamo Norma. Sì. Buonasera. Sì, Norma, buonasera. Mi chiamo Norma e chiamo dalla provincia di Pescara. Sì, ce lo può dire anche il paese, provincia di Pescara e basta. Bolognano. Bolognano, vada. Faccia la domanda. Buonasera dottoressa, io sono una paziente della dottoressa. Ciao Norma. Va bene. Faccia pure la domanda alla dottoressa. Allora, io ho avuto un linfoma non Hodgkin recidivato e trattato, ma sono in remissione. E ho fatto il vaccino, la prima dose di Moderna, del vaccino Moderna, e sono in attesa della seconda dose. E la mia domanda riguarda gli anticorpi monoclonali. Siccome so che sono una potenziale arma per combattere il Covid in caso appunto di contagio, io ho avuto un problema con il rituximab, nel senso che insieme alle chemioterapie ho avuto un problema cardiaco e quindi mi chiedevo se nell'eventualità malaugurata di contagiarmi, eventualmente quest'arma, appunto questi anticorpi monoclonali potevano essere usati nel mio caso. Sì, Norma, resti in linea. Allora, una domanda abbastanza complessa. Sì. Io direi che di fronte a un'infezione da Covid in un paziente con malattia ematologica, vista la mortalità che appunto abbiamo visto prima, ogni arma è insomma da mettere in campo per sconfiggere l'infezione. Quindi direi che facendo un bilancio tra il rischio e il beneficio, sostanzialmente ora non so esattamente che tipo di reazione ha avuto la paziente all'anticorpo precedente, ma direi insomma che a così lunga distanza probabilmente non ci sarebbero problemi nel poterlo fare. Poi esistono ovviamente anche altre armi terapeutiche per il Covid, però ovviamente, come dico, Norma, devi completare la vaccinazione in modo da metterci al riparo da qualsiasi tipo di insomma eventualità di questo genere. Ok? Altre domande? Perfetto. Norma? Nessuna. Grazie dottoressa, e grazie a voi. In bocca al lupo. Buonasera a lei, in bocca al lupo per tutto. Altra telefonata, pronto Rete 8? Abbiamo ancora una decina di minuti. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, in linea, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Chiedicala. Sì, può abbassare per cortesia il volume del televisore? Lo faccio abbassare da qualcuno, lei faccia la domanda. Allora, io ho avuto mia moglie, chiama parte mia moglie, che ha avuto il Covid. E adesso abbiamo superato tutto, ho avuto l'intervento dell'ossigeno con la DHK e abbiamo superato tutto, è negativo. Però adesso dopo sto Covid praticamente ogni tanto c'è il respiro come quando è un singhiozzo. Singhiozzo è normale? Dottoressa. Allora, valutare quali siano le sequele del Covid probabilmente ancora troppo presto per poter fare valutazioni di questo genere.
Sicuramente molti pazienti riferiscono delle problematiche respiratorie anche a lunga distanza, quindi insomma, è bene consultare uno pneumologo e diciamo, fare delle valutazioni a distanza anche per quanto riguarda la funzionalità polmonare con delle TAC di controllo, delle spirometrie. Molti pazienti, almeno per quanto riguarda i nostri pazienti, molti ci hanno segnalato una profondissima debolezza, un'astenia che veramente si è trascinata per tanti mesi dopo il Covid, per cui uno stato davvero di malessere molto, molto profondo. Quindi consiglio alla signora insomma, veramente di rivolgersi a uno specialista per valutare al meglio questa problematica respiratoria, perché non sappiamo se il danno da Covid sul polmone è completamente reversibile o invece ci possano essere delle sequele. Ed è un problema molto serio ed è un problema anche molto comune a tante persone malate di linfoma e non hanno problemi di recuperare ottimale respirazione. Altre domande al nostro amico di Chiriscalo? Sì, ogni tanto anche un po' di affanno, è normale. Beh, quello è legato sì alla, insomma, non perfetto funzionamento dell'apparato respiratorio, quindi assolutamente il consiglio è di indagare meglio questo aspetto. Grazie al nostro amico di Chiriscalo. Altra telefonata, poi ci regoliamo perché sta quasi terminando il tempo a nostra disposizione. Pronto Rete 8? Pronto? Non abbiamo nessuno. Pronto? Eccola qua. Mi ha recuperato la telefonata in tempi record. Pronto Rete 8? Buonasera, volevo fare una domanda alla dottoressa. Sì, io la faccio prima a lei. Da dove chiama? Da Pallita. Buonasera, vada. Allora, io sono, ho avuto l'epilessi a prendere il Keppra. Posso fare il vaccino? Questa è una domanda che forse un po' a dura prova sulla dalle mie competenze. Ah, se la sente di rispondere, però diciamo che non è il campo specialistico della dottoressa. In linea di massima direi di sì, però signora sarebbe meglio diciamo che chiedesse conferma di questo al suo neurologo in modo che insomma la possa tranquillizzare più di quel che posso fare io sulla opportunità di fare il vaccino. Si consulti col suo medico di base e poi col suo neurologo. Grazie alla nostra amica di Paglieta. Un attimo di calma, Giuliola, possiamo chiudere la trasmissione con calma. Allora, per Francesco in regia, diapo 6 e diapo 7. La pandemia, quanto vi ha complicato un lavoro, un compito nel vostro reparto che era già di per sé duro, dottoressa Pennesi? Sì, sicuramente ci ha complicato tanto perché appunto nel processo decisionale che come abbiamo visto prima dipende sostanzialmente dal tipo di linfoma e dalle caratteristiche proprie del paziente, quindi l'insieme di questi elementi ci porta poi a diciamo decidere il tipo di strategia terapeutica da utilizzare. A questo quadro già complicato si è aggiunto appunto il Covid, quindi abbiamo dovuto possiamo andare avanti bilanciare. Proprio come facendo un lavoro veramente di precisione quello che è il rischio appunto dovuto al Covid e il rischio che il linfoma comunque comporta. E quindi abbiamo dovuto costantemente mediare tra queste due situazioni cercando sempre di tutelare in primis la salute del paziente. Allora, io l'ultima diapositiva che abbiamo preparato me la tengo per le conclusioni che affiderò alla dottoressa Pennese. Ultima telefonata della serata, diamo spazio a quest'ultima chiamata. Pronto Rete 8? Pronto, chiamo da... Pronto? Sì, la sento, buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Da dove chiama? Chiamo da Sulmona. Sì, prego. Allora, senta, io c'ho... diciamo prendo diversi medicinali tipo la pressione, la cardiospirina, il Totalip e lo Ziglimet, diciamo ho 60 anni e in più ho un'allergia alimentare.
Sì. E volevo sapere se potevo fare il vaccino. Dottoressa. Come dicevo prima, in generale le allergie, le intolleranze alimentari non sono una controindicazione assoluta, però come appunto dicevamo prima, in questi casi in cui c'è una storia di allergie a farmaci o a altre sostanze, è sempre bene consultare l'allergologo, sì, che possa appunto poi in definitiva dare, certo, il nulla osta per la somministrazione del vaccino. Assolutamente sì. Per quanto riguarda quelle pasticche che prendo, non c'è una controindicazione? No, diciamo che non mi sembra di aver notato dei farmaci particolarmente, diciamo, complicati per quanto riguarda la somministrazione del vaccino. Grazie al nostro amico di Sulmona. Allora, con la diapositiva 8, come si abbina cura e vaccino per i pazienti affetti da linfoma? È un po' anche la conclusione di questa trasmissione. Dottoressa Pennese. Sì, come dicevamo, bisogna un po' prendere appunto le misure al paziente, come la diapositiva ci mostra. Sicuramente nei pazienti con linfomi indolenti che non necessitano di un trattamento immediato, la terapia va assolutamente procrastinata. I pazienti che invece hanno bisogno di una terapia immediata, come i linfomi aggressivi, vanno avviati al trattamento e possibilmente vaccinati prima dell'avvio del trattamento, ove appunto è possibile. Bisogna scegliere in maniera oculata i farmaci da fare, mi riferisco sostanzialmente all'utilizzo della bendamustina, che in questa fase della pandemia cerchiamo di evitare, proprio perché ha una profonda azione di immunosoppressione non solo sulla immunità T ma anche sull'immunità B. Tutti i pazienti che accedono al nostro day hospital e che devono fare terapia eseguono un tampone entro 24-48 ore prima dalla somministrazione, se no non viene somministrata la terapia. E per quelli che stanno facendo la terapia bisogna appunto identificare la finestra giusta per poter eseguire appunto il vaccino anche durante il trattamento. Grazie, che dire, grazie alla dottoressa Elsa Pennese, è più tranquilla, è più rilassata, certo, ha superato la prova del fuoco. Assolutamente grazie, sì, a voi. È stata bravissima, grazie alla dottoressa Elsa Pennese, dirigente medico, unità operativa semplice, dipartimentale, centro diagnosi e terapia linfomi della ASL di Pescara. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, in relazione come sempre Gigliola, ciao. Ciao Paolo, grazie a Francesco Specchiulli e per la supervisione tecnica ad Andrea Di Fabio e a tutti coloro che ci seguono ogni settimana. L'appuntamento è per giovedì prossimo con Pronto Medicina Facile. Grazie Gigliola. Giovedì prossimo, come vi ho detto nel corso della trasmissione, avremo ospite il professor Franco Marinangeli, direttore dell'anestesia, terapia intensiva, anestesia e rianimazione della ASL dell'Aquila, dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, professore ordinario all'Università dell'Aquila. Con lui faremo un po' il punto della situazione della pandemia, ovviamente in particolare nell'Aquilano ma anche in Abruzzo. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica, come sempre alle 12.30, in replica alle 20, e parleremo dell'importanza dei lavaggi nasali per i bambini e per gli adulti, un'arma in più contro il virus. Ci dirà tutto di questa operazione semplicissima quanto utilissima il dottor Gaetano Silvestre, pediatra esperto in pneumologia pediatrica. Vi ricordo sempre che anche questa puntata di Pronto Medicina Facile, insieme a centinaia di altre trasmissioni, la potete trovare su YouTube Rete 8 Salute, e come sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Ci vediamo con i prossimi appuntamenti. Grazie, buonanotte.